Ovviamente rivolgo un saluto a tutti voi presenti e vorrei fare i miei complimenti a chi ha partecipato con la composizione di una poesia. Veramente siete stati tutti molto bravi, che le poesie che avete composte sono pertinenti, fanno riferimento in modo preciso alla vita di San Nicola, al messaggio di San Nicola, a quello che San Nicola continua a significare per la nostra città di Trani. Quindi veramente complimenti e bravi. A me pare che tutti avete colto proprio il cuore della vita e del messaggio di San Nicola. Intanto San Nicola, avete ricordato tutti, o quasi tutti, che è un giovane, è morto a 18 anni. A 18 anni. Quindi è una persona, un santo, che avvertiamo molto vicina. Un giovane santo. Sapete chi sono i santi? Sono quelle persone che hanno fatto delle belle azioni, che hanno fatto miracoli e hanno vissuto una vita bella. Il santo è colui che vive una vita bella, perché la vive bene, la propria vita, la vive pienezza, così come Dio ci insegna, così come Dio vuole per ciascuno di noi. Dio vuole che ognuno di noi viva una vita bella. E i santi, come San Nicola e Pellegrino, ci testimoniano proprio questo. Siete stati bravi nel mettere in evidenza il messaggio di San Nicola e Pellegrino. Il messaggio di San Nicola e Pellegrino sono due parole, per ricordare quali sono. Bravissimi, Kyrie eleison, che significa Signore, pietà. Cioè queste parole ci ricordano che Dio è buono per noi, che Dio ci vuole bene. E San Nicola e Pellegrino lo ripetevano continuamente, perché questo è un messaggio bello e importante nella nostra vita. Non dobbiamo mai dimenticare che Dio è buono per noi. Poi un'altra cosa a me è piaciuta, che è stata messa in risalto dalle vostre poesie, cioè il fatto che San Nicola il Pellegrino è stato purtroppo rifiutato da tante persone, è stato anche picchiato, e poi una poesia ha giustamente ricordato che qui a Trani è stato accolto bene. Allora noi non dobbiamo mai dimenticarci di questo particolare, che apparteneva a Trani, alla città di Trani, ai tranesi tanto tempo fa, che deve continuare ad appartenere a Trani anche oggi. Cioè a Trani dobbiamo essere persone accoglienti. Allora, accoglienti nei confronti di ogni persona, in modo particolare accoglienti nei confronti di San Nicolino e del suo messaggio. Kyrie eleison, Dio è buono, Dio è amore, Dio perdona. Va bene, allora io ancora rivolgo a tutti voi i complimenti per le vostre poesie e direi poi anche alle persone più grandi. Io sono molto contento di questo modo di prepararci alla festa del nostro patrono San Nicola e Pellegrino. Sono molto contento perché
questo è un modo che ci aiuta a viverla bene la festa. Perché alcune volte noi facciamo festa pensando a tanti elementi di contorno, alle luminarie, agli aspetti più spettacolari, ai fuochi d'artificio. Il rischio è che tante volte dimentichiamo, mettiamo in secondo piano quelle che sono le radici, i motivi del nostro essere tranesi e di quelle che sono le tradizioni. Allora, arriva la festa, prepararci alla festa attraverso un'attività bella come quella che hanno svolto i nostri piccoli, ci aiuta a recuperare il senso di far festa, il senso di festeggiare il nostro patrono. E il senso, credo, riducendolo proprio in estrema sintesi, possa essere proprio questo: ricordarci che vogliamo essere persone accoglienti, ricordarci che noi diamo importanza a questo annuncio di San Nicola il Pellegrino, che Dio è amore, l'importanza della misericordia, dell'amore e del perdono. Perché se dimentichiamo questo, più un motivo poi fare festa, ma a partire da questo elemento fondamentale poi possiamo costruire attorno tutto quello che quando riusciamo con le nostre possibilità materiali ci permetteranno poi di concretizzare. Allora, buona preparazione quando arriva la buona festa. Grazie al nostro arcivescovo Conte Levanto. Allora, nella mia diocesi, che è la diocesi dell'Etri Secchi, quindi due diocesi unite, come qui ne sono state unite tre anni, Barletta e Vicenza. Allora, i santi patroni sono due, per la diocesi il settore, diciamo, dell'Etri e la Madonna delle Grazie, e per il San Clemente. Per la diocesi invece settore Segni e San Bruno, quindi la Madonna delle Grazie, San Clemente e San Bruno. Eppure avete sentito, il vescovo a un certo punto ha parlato della nostra Trani, quindi pur essendo arrivato, come sempre detto, in punta di piedi, pian piano è entrato effettivamente ad essere parte della nostra comunità e la sente molto e ha colto anche delle sfumature importanti, soprattutto richiamandoci al senso di essere comunità intorno a San Nicola, ritornando all'essenza della festa patronale, che è quella di venerare il Santo Patrono, che tra l'altro appunto non è solo della città di Trani, ma è di tutta la diocesi. Bene. Terzo classificato, caro San Nicola, di Anna Laura Di Benedetto. Anna Laura Di Benedetto, riteniamo qui. Ha sempre preferito i bambini.
lasciate che il congiunge venga con me. Hai rivelato, Signore, la preghiera di Gesù al tuo padre, queste cose ai potenti sapienti, non ai potenti sapienti, ma ai piccoli, perché hanno un cuore, hanno uno sguardo innocente, sincero, pulito, amoroso. E Gesù anche invita le mamme, dice il Vangelo, lasciate la vita in me e liberi in cielo quando le mamme le portano. Quindi, grazie per questi passaggi molto belli. Andiamo davvero. Secondo il classificato, titolo San Nicola Peregrino, di noi un Pasqua di Vicente. Noi un Pasqua di Vicente. Grazie, anche se non...